Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi niente biscotti, ma una bella fetta di crostata tavaniana, che deriva si chiama così perché prende il nome dal dottor Tavana. La chiamo io la crostata tavaniana perché il dottore Tavana ai tempi del Milan era molto severo sul fatto che i giocatori mangiassero prima delle partite, oltre che il solito menù, anche una fetta di crostata, e io chiamo crostata tavaniana. Tre, le notizie che mi hanno colpito ieri. Innanzitutto una notizia clamorosa. Avevo sospettato qualcosa quando il Napoli, con il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo Giuntoli e Carlo Ancelotti, avevano intelligentemente, furbamente, ora lo capiamo che sono stati intelligenti e furbi, messo il nome di Marek Hamšík nella lista dell'Europa League. Ho detto, ma chissà perché lo mettono, visto che il giocatore sembrava già destinato in Cina, alla squadra del Dalian. Ecco perché invece si è capito, oggi si è capito per quale motivo abbiano messo il nome di Marek Hamšík nell'elenco, nonostante la sicura cessione, perché sicura non è stata. Oggi il Napoli, con un comunicato, dice che Hamšík rimarrà al Napoli perché non sono stati ottemperati da parte della squadra cinese le modalità di pagamento. Quindi il Napoli o non ha ricevuto o teme di non ricevere nei termini dovuti i 18 milioni di euro più bonus che la squadra cinese avrebbe dovuto pagare per il trasferimento di Hamšík, che dunque perde un triennale da 9 milioni l'uno. Almeno la situazione adesso è questa. Vediamo se magari potrebbero esserci stati delle incomprensioni o magari degli errori da parte della squadra cinese o un famoso misunderstanding, non lo so. Però la verità è che in questo momento Hamšík è un giocatore del Napoli a disposizione di Carlo Ancelotti. La seconda notizia di ieri è una notizia che ha fatto piacere a tutti i tifosi italiani, cioè la vittoria di Dominic Paris nello slalom gigante di Are, quindi una vittoria dopo il secondo posto della Goggia, una medaglia d'oro. Ho rivisto la gara, non l'ho vista in diretta, splendida per circa 9 centesimi, 4 o 9 centesimi, è riuscito a battere gli avversari, quindi siamo contenti e anche il Milan ha mandato un messaggio di saluto e di complimenti perché Paris è un vecchio cuore rossonero. Ma veniamo alla notizia che sta colpendo intensamente tutti gli appassionati, diciamo tutti gli italiani, non solo gli sportivi italiani. Manuel Bortuzzo si è svegliato, sappiamo, il nuotatore che è stato colpito da due colpi di pistola. Si sono ieri costituiti i due ragazzi di Acilia che hanno confessato di aver sparato, però Paolo Barelli, il presidente della federazione, ha rivelato quali siano state le prime parole di Manuel Bortuzzo alla mamma: fatti coraggio, mamma. E poi il papà ha detto che il ragazzo si è reso conto di non poter muovere più le gambe. Ma dice il papà, è stato forte da atleta, da sportivo e non ha pianto. Quindi queste le ultime notizie, si è risvegliato, quindi si è reso conto della situazione, che ci auguriamo possa cambiare in maniera miracolosa, anche se i medici sono stati molto precisi nel dare il loro referto. E quindi si è svegliato il ragazzo, ha detto fatti coraggio mamma, però si è reso conto di non poter più muovere le gambe, ma non ha pianto.